E qua coi soliti. L'ho vista dalla finestra. Che hai lì? Niente. Bada se li porta su, ti proibisco di restare con loro. E che vorresti fare? Non lo so. Deve finire. Ma come finire? Sei pazzo! Non mi farò vedere nemmeno io. Vai a sentire alla porta se viene su sola. Aspetta! La sento gridare. Forse le licenzia. Ma sono tutti ubriachi e uno li seguiva. Dammi codesta rivoltella! Madonna, penso mica di servirmene. Ce l'ho così in tasca! Dammela! Non mi seccare. Senti? Si direbbe una lite. No, basta, basta, non voglio più. Andatevene! Così non è più scherzo. L'ultima danza tra i bicchieri. Spuma di champagne. Sì, e noi tutti a coro. Clodoveo, Clodoveo. Tristi tutti, fino a morirne. Lasciatemi! Via, via ora, basta, sì, basta, se lo dici lei stessa! Fuori, fuori di casa mia! Ma questa non è la maniera, dobbiamo bere! Si ha invitato lei! Non fare lo stupido! Vogliamo finire nudi! No, dove è, oh, brutalità! Vergogna! Questa è un'aggressione! Vieni, vieni! Ma no, per carità, non ci manca altro che il tuo abbraccio! Adesso! Signori, vi caccio a rivolverate! Via, finiamole sopra! Emma, Gerzina! Via, via, via! Cagnolino! Fanno veramente nausea! Che volevano? Al solito, porci! M'hanno fatto tanto bene! È uno scandalo! Torneranno a ribellarsi tutti gli inquilini! Cacciami via, te l'ho detto. Ma no, Emma. E dice che è uno scandalo. Basterebbe che non andassi più con loro. E invece me ne vado proprio con loro, guarda. Preferisco. Vado a raggiungerli. Signora Lucia. Ma chi è lei, infine? Si può sapere? Già, com'è rimasto qua lei? Ho difeso la signora. Seguiva la comitiva, ho visto. Da tante sere, come una guardia, l'ho sempre appresso. E non sai chi è? Ma sì che lo sa bene la signora chi sono, non scherziamo. Signora Lucia. Lucia? Già, così, in tutti i toni. Signora Lucia, signora Lucia, seguendomi, passandomi accanto. E si è sempre voltata. Sfido! Perché è... la signora Lucia. Ma no! Ma sì! Sobbalzando ogni volta e impallidendo. Naturalmente, a sentirsi chiamare. Richiamare. Di notte puoi figurarti. Con quella faccia da diavolo! Trucco, signora. Nessuno è veramente diavolo. Lei lo fa di professione? Ecco, di professione. Come lei fa, non so che parte qua davanti a questi signori, mentre è la signora Lucia. Oh, questo è un bel caso, veramente! Non ne hai il minimo dubbio. Capisci? Mi farei tagliare tutte e due le mani. Ne altre due a casa di ricambio. No, signore, queste sole. E le scommetto. Io sono la signora Lucia. Pieri. Come ha detto? Ma non finga di non saperlo. No. Non ho sentito. Ho detto Pieri. E il marito della signora è qua. Mio marito? Sì, signora. Bruno è qua. Ma che dice qua? Dove? Farnetica. Chiamato da me. Lei è pazzo. È arrivato questa sera. Il marito della signora è morto da 4 anni. Ma no! Questo non è vero. Non è vero. È qua! Dall'albergo Eden, a 2 passi. Finisca questo scherzo di parlare di mio marito. Io non ho marito! Chi ha fatto venire?
Ma vedi come lei si turba? E dunque vivo ancora. Le dico qua, a due passi. Se la signora vuole, ci sarà il telefono. Ma insomma, che storia è questa? Ma che ho un marito a due passi, non senti? Posso chiamarlo col telefono quando voglio. Senta, signore, non è il momento, né per me né per lei, di seguitare codesta buffonata. No, no, aspetta. E se io fossi davvero... Chi? Ma questa signora Lucia. Che il signore riconosce in me così, sicuramente. Che avresti da dire? Ho detto buffonata. E la tua che cos'è? La mia. Se mi conosci tu forse più di lui? Io? Più che non ti conosca tu stessa, io ti conosco! Fai questo bello sforzo! Non voglio più conoscermi da tanto tempo, io. È molto comodo, per non render conto di quello che fai. Al contrario, caro, indispensabile per poter sopportare quello che gli altri mi fanno. Magnifico! Oh, ma cosa dice lei, magnifico? Il modo come ha ribattuto e quello che la vita le ha fatto. Ma si figuri, se mi volessi un po' conoscere, essere una un po' anche per me. Ecco, questa signora Lucia del Signore, per esempio. Dica lei come potrei sopportare di vivere qua con lui. Mop, di tu come mi chiamo? Elma. Elma, ha inteso nome arabo. Sa che significa acqua, acqua? Ma mi fanno bere tanto vino, Dio. 5 cocktail, champagne. Se mi dessi qualche cosa da mangiare. Sì, subito. Che vorresti? Ma non so, sono bruciata. Corro a vedere di là. Non ti confondere, cara. Qualche sandwich. Anche un cantuccio di pane per mettere dentro qualcosa e fermare la testa che mi gira. Sì. Sì. Vado! Mi farà il piacere di voler capire che ha sbagliato e di andarsene? Ma no, lascialo stare, è un mio conoscente. La signora sa che non ho sbagliato. Purché però non mi chiami mio marito col telefono, questo no! Signora, su marito... Ma la finisca con questo marito! Tu mi hai detto che è morto da 4 anni. La signora ha mentito. Grazie, signore, per questa affermazione. Dio si è ringraziato. Hai mentito. Sì, ma aspetti lei a ringraziare Dio. Io ho ringraziato lei per la soddisfazione che mi ha data affermando così forte il mio diritto a mentire. Data la vita che faccio, vuoi che ti dia conto delle mie menzogne? Dallo tu a me delle tue. Io non ho mai mentito. Tu? Ma se non facciamo altro tu... A te mai. Perché? Certe volte hai l'impudenza... Basta! Mentisci a te stesso, anche con le tue schifose sincerità, perché poi non è neanche vero che sei così spaventoso. Consolati con questa, che nessuno veramente mentisce del tutto. Tentativi di darla a bere agli altri e a noi stessi. 4 anni fa, caro, può essermi morto qualcuno se non mio marito. E qualcosa di vero dunque esserci, quasi come in tutte le storie che si raccontano. Ma ciò non vuol dire che mio marito sia vivo e qua... Almeno per me. È il marito al più d'una che non c'è più. Sarà un povero vedovo. Vale a dire uno come marito morto. Ah, ce ne racconto un po' la storia. Può essere interessante se è venuto fin qua. Così si verrà anche a sapere qualche verità vera sul conto di questa signora Lucia. Che sarei io? Ascolta. Ascolta. Mi lasci parlare un momento con lei, signora, da solo a sola. Ah no, da solo a sola no, per carità. Qua davanti a lui mi piace che sappia. Tanto sa, non c'è più segreti oggi, né pudore. Come le bestie. Già, solo che le bestie, ah Dio, almeno sono natura. Saggezza di istinto. Mentre nell'umanità, spavento, caro signore, natura è follia. Triste fino a morirne, diceva Fritz. E anche molto schifosa. Guai se non ci fosse la ragione a far da camicia di forza. Ma guarda, la mano è strappata. Saranno stati quei cani. No, pare solo scucita. Ma sai che stasera non mi è riuscito a far cadere la bottiglia? Forse non so, mi mettevo troppo lontana. Scusi. Permette? Ah!
Ecco, vedi, mi mettevo troppo lontana. La signora Lucia, mi dispiace se questo possa offendere il marito. Fa le danze all'Arifari, sa? E quanto più fa così, tanto più mi convinco che è lei. Ma come vuole, scusi, che non la riconosca? Se l'ho vista crescere da bambina. Me? Proprio da bambina. Senti, senti. E non sono cambiata da bambina ora? È cambiata, certo, come si cambia tutti. Ma ben poco. Con tutto quello che deve aver passato. Ma sa che lei mi interessa enormemente. Di tutti i colori ne ho passate, anche adesso, guardi, tra loro due. Oh, sapesse che cosa! Oh, ma basta! Come non ti vergogni? No! Ha ragione! Questa povera creatura! Ma per carità! Ma lasciala in pace! E finisci di farla stupida così, va a dormire! Tu ti dovresti vergognare! Non lei! Ma non ricominciate, in nome di Dio! Ti ho detto vattene! Vattene! Sì, va, va, cara, va a prepararmi se ti riesci un altro sandwich, eh? E verrai a mangiarlo di là? Sì, a patto che non mi baci. Sai che non posso soffrirlo. Vigliacco! Finisci a ridere! Cose che capitano a me sola, gelosi l'uno dell'altro. Emma, non dirlo, cara, magari non fosse vero, ma guardalo! Bada che non riesco a frenarmi! La moglie non vuol divorziare, ha mandato la figlia per staccare il padre da me. Mi si è attaccata anche la figlia. Sì, cara, peggio di lui, mi dispiace dirlo, perché lui almeno ha la rivoltella in tasca per te, sai? Te ne avverto. La rivoltella. La metto qua, a tua disposizione. Oh, grazie. Carica? Carica. Per me o per te? Per chi vuoi tu. No, non scherziamo. Ha capito. Tragedia! Ma finiscila di rivolgerti ad un estraneo! Parla con me! Si era fissata per questa sera la decisione. Vuoi dare a intendere di essertene dimenticata, ma io no, sai. E come la decisione? Così? Io sono pronto a tutto. Vuoi che t'ammazzi? Posso anche farlo, sai? Sono talmente stanca di tutto. Ti do invece, guarda, un bacio, qua, sulla fronte. E di grazie almeno. Tieni, caro, ammazzami tu se vuoi. No, guarda che lui lo farà davvero. E lo faccia, dopo tutto, quando non se ne può più. Se l'avesse lui almeno questo coraggio. Davvero, sa, non ne posso più. Chiedo un pezzo di pane, mi si offre una rivoltella. Lei mi chiama... signora Lucia? È veramente da ridere questa sera. Io sono qui a casa mia. Le intimo di uscire. E io non esco. Perché sono qua per la signora e non per lei. Ma la signora è in casa mia, mia ospite. Se questo è vero, ma posso ben invitare e trattenere se mi piace. Uno che dice di conoscermi. E poi lei tratta gli ospiti con la rivoltella in pugno. Non in questo momento, che dobbiamo venire tra noi ad una spiegazione. Lei ha capito di andarsene? Sì, ma con la signora. Bravo, sì, vengo con lei. Tu non esci di qua. Puoi impedirmi di andarmene se voglio. Te l'impedisco, sì. Con la forza? Sì, sì, ti vuoi far forte del primo che capi. Io non sono il primo che capi. Lasciami! No! Voglio andare con lui. Non usa la violenza, la signora chi mi affermo di conoscere. Lei qua è un intruso, la signora non lo conosce affatto. Non mi vuol conoscere. Non che mi conosca. Io sono Boffi. Il fotografo. Vedi che mi conosce? Boffi,
Ah, quello che ha scoperto... Il ritratto stereoscopico, appunto. Sfido allora che lo conosce. È venuto a farne qua un'esposizione, sì. E ne abbiamo veduto insieme le riproduzioni sui giornali. Non è vero, non è vero. Io lo conosco, è un amico di mio marito. Lasciami! Ma se finora ne hai riso! Perché non volevo farmi riconoscere. Ecco. Ma si figura forse, signora, che suo marito non sappia? No, non può sapere. Non può sapere. Sa tutto. Si raccolsero là le testimonianze. Là? Dove? Nella villa. Dove villa? Purtroppo. Quale villa? Di che villa? La mia! Dica quali testimonianze si raccolsero, le butti in faccia a questo vigliacco che si approfitta della disperazione in cui mi ha trovata. Furono udite le sue grida dal vecchio giardiniere, sa, Filippo, che è morto ora è poco. Filippo? Sì. Come avrebbe potuto difendersi là, sola? Basta vedere a noi tutti al ritorno l'orrore delle rovine nelle nostre terre invase. L'invasione. Senti! Senti! Sì! Ma hai parlato dell'invasione? Io sono veneta. Abbiamo avuto tutti la prova della ferocia del nemico. Bruno Pieri, valoroso ufficiale, ritorna con l'esercito vittorioso al suo paese. E in quella villa, ridotta ad un mucchio di macerie, non trova traccia della giovane moglie sposata da appena un anno. Bruno. La sua Cia. Mi chiamava Cia. Mi chiamava Cia. Immaginò lo scempio che dovettero fare di lei gli ufficiali che si insediarono nella villa? E impazzì, signora. Impazzì per più di un anno. Lei non può immaginare tutte le ricerche che fece nei primi anni, supponendo che la fiumana dell'esercito nemico, ritirandosi in fuga, l'avesse trascinata con sé. Mi trascinò con sé. Mi trascinò con sé! Aspetti! Io devo aver già letto questa storia. Lei l'avrà letta sui giornali. Ma sì, anni fa! La fece pubblicare il marito, anni fa. Io certo non l'ho letta. Ma la tua è tutta un'impostura. Devo anche saperne qualcosa. Sì, di certe supposizioni di un mio amico dottore, uno psichiatra a Vienna. Tu stai mescolando i tuoi casi con codesta storia. E la vorresti far passare per tua! Ma sei appunto lei! La signora! Tu! La ferma lui, non senti? Che mi conosce da bambino. E non posso sbagliare. Mentre tu mi conosci da pochi mesi soltanto. Io ho distrutto per te la mia vita. No, per la tua pazzia, non per me. Chi mi ha fatto perdere la tua? Io l'hai voluta perdere tu accostandoti a me. Ma per le tue tentazioni. Caro mio, il mio mestiere di donna a cui la vita mi ha ridotta. Non hai sentito ciò che mi è stato fatto? Ma smettila una buona volta di valerti dell'inganno in cui si ostina a persistere codesto signore. Io non mi inganno, niente affatto. E figurati se io non me ne valgo. Lei questa sera è mandato veramente dal cielo per me, il mio salvatore. Mi faccia il piacere di parlarmi di me, bambina. Ero così tanto un'altra che mi pare, se ci penso, di sognare. Ma a tutti ormai pare così la vita di prima, signora Cia. Ah, mi chiama Cia anche lei? Cia tutti? Credevo lui solo. Peccato. Bada! Non puoi levarmi di mezzo così, dopo avermi preso come mai preso. Io ho preso? Tu? Ti sei lasciato prendere, vero? Ma tu m'hai ingannata. Ah, io? Ingannata, sì, ti avevo preso soltanto come un buffone. Sei diventato insoffribile. Insoffribile! Ma perché non vuoi avere pietà di me? Io hai il coraggio di dirlo. Ne ho avuta tanta. E tua figlia è testimonia. Sa. Uno scrittore di fama. Ti proibisco di parlare di me. E perché metti avanti allora la tua vita distrutta? Perché abbia paura.
Se ora pensi davvero di disfarti di me è così. Io ho paura? Sì, paura. Non ne ho mai avuto di queste paure. E ora devi avere. Perché hai la rivoltella in tasca? Guarda, io me ne vado con questo signore. Cia, a spasso come da bambina. Tu cavi di tasca la rivoltella e m'ammazzi. Proviamo? Non ci mentare. Io ci sto. Andiamo. No! No, così no. Sono stata in mezzo alla guerra, mi lasci ammazzare. Poi dovrebbe ammazzarsi anche lui e non ne ha il coraggio. Ce l'ho, tu sai bene che ce l'ho. Stia a sentire, avrei potuto buttarlo in un canto, così, col piede, come uno straccio per terra. Ma io non sono un buffone! Che faccia! Dito, Mopsa, non è vero che sei diviso da tua madre perché lo rimbrottava sempre di non essere serio abbastanza per la sua reputazione di scrittore? Sì. È vero. Sconcezze, sa da non credersi, smorfie davanti alla gente che veniva a visitarlo. Oh, scusatemi signori, ma io non posso essere serio con mia moglie davanti che, guardate, cova come una chioccia la mia fama. Non potevo essere serio. Non potevo essere serio. È spaventoso, signore. Quanto basti una cosa di queste. Una sciocchezza, magari, sì, che si dica così per ridere, di passata. Vede? Si fissa in un concetto per sempre. Io sono quello e non posso essere altro. No, pogliato, un buffone. Puoi negare che facevi proprio il buffone quando t'ho conosciuto in mezzo a quegli altri? Perché avevo dentro il tormento di una vita impossibile. Li caccia via ora gli altri. Ha visto indignato e rimbrotta lui me adesso che gli comprometto la reputazione. È diventato sua moglie. E dovrei io rendertela possibile la vita, non è vero? Io con tua figlia che... Addio! Non mi fate parlare. Non mi fate parlare. No, no, Elva, per carità. Leva, ti voglio dirlo. Ma che cosa? Quello che mi avete fatto. Io? Tu, tutti, non ne posso più questa vita da pazzi. Io ho la fine alla gola, mi si rompe lo stomaco. Vino, vino, pazzi che ridono, l'inferno scatenato. Specchi, bicchieri, bottiglie, una ridda, la vertigine. Chi strepita, chi balla, s'aggrovigliano nudi, tutti vizi impastati. Non c'è più legge di natura, più nulla, solo... l'oscenità arrabbiata di non potersi soddisfare. Guardi, guardi se quella è più una faccia umana. E lui là, con quella faccia da morto, con tutti i vizi che gli vermicano negli occhi. E io vestita così, e lei che vuol parere un diavolo. Questa casa, ma qua, come dovunque, tutta la città è la pazzia. La pazzia! Arriva, io non ho messo nulla di sera, ero alla ripari. Chissà che scena col padre, ha uno sgraffio qua, dalla fronte alla guancia. Guardi bene, ne porta ancora il segno. Ma non puoi! Me lo feci da me! Non ci vuol credere! Io non so nulla, non c'ero. Torno qua ubriaca, per forza. Rovescio col piede le bottiglie e poi me le bevo. Faccio spuma di champagne. Vede? È la mia danza più famosa. Per forza, dunque, ubriaca ogni sera. Non vedo neppure quella sera... chi mi prende? E mi porta a letto. Ma te ne scongiuro, basta! No, lasciami dire, lui era andato fuori. Ma che vuoi dire? Sei pazza! Sì, lo so, le pazze soltanto hanno il privilegio di poterle urlare chiare davanti a tutti certe cose. Guardi, ride! Come rise la mattina dopo, quando vuole sapere. Ma perché è strano che tu... Dia importanza, ciò che per voi non è niente. Tutto è come niente qua. Ma intanto lei... guardala. E le ha rimorso di aver tradito chi l'ha mandata qua. No! Perché non è giusto! Lo proclamano, capisce, come un diritto. Lei li accusa, gridano che non è giusto. Io ho bisogno di scapparmene di qua. Via da tutti. Via da tutti, anche da me stessa. Via! Via. Via! Non posso più essere così. Questa. Ma sta a lei, signora, di riprendere la sua vita. La mia vita? Quale? Ma da signora Lucia con tuo marito. Te ne sei già dimenticata. Non me ne sono dimenticata. Quest'uomo cerca ancora dopo 10 anni la sua moglie? La sua Cia. Sì, signora. La sua Cia. Nonostante la guerra di chi ha avuto tutto l'interesse di farla ormai ritenere come morta,
Dopo 10 anni. E chi? Chi ha avuto questo interesse? Tu lo dovresti sapere, su, dillo! Dillo! Io non so nulla e domando appunto a lui come la può credere viva se non gli è più ritornata. Ma perché suppone che dopo quanto le deve essere accaduto? Quella che lui va cercando non ci può essere più. No, signora. Suppone che lei non sia più ritornata per questo, appunto. Temendo che non possa più essere per lui la stessa, dopo quanto è accaduto. E crede dunque possibile che possa più essere la stessa? Perché no, signora? Se lei vuole. Dopo 10 anni la stessa? Dopo tutto quello che le deve essere accaduto la stessa? È pazzo! E la prova è che non gli è più ritornata. Ma io dico, se lei ora vuole, signora. Voglio! Sì. Fuggire da me stessa voglio. Non avere più un ricordo di nulla, vuotarmi di tutta la vita, ecco. Guarda, corpo. Essere soltanto questo corpo. Lei dice che è suo, che le somiglia. Io non mi sento più, io non mi voglio più. Non conosco più nulla e non mi conosco. Mi batte il cuore e non lo so. Respiro e non lo so. Non so più di vivere. Un corpo senza nome, in attesa di qualcuno che se lo prenda. Ebbene sì, se mi ricrea lui, se gliela ridà lui, un'anima a questo corpo che della sua cia se lo prenda. Se lo prenda e vi metta dentro i suoi ricordi, i suoi. Una vita bella, una vita nuova. Io sono disperata. Signora, io corro subito a chiamarlo. Lei non chiama nessuno a casa mia. Lo chiamo io. No. Aspetta. Vado io. Lo chiamo io. E vedremo. Chiama. Chi chiama? Ma che vuol fare? Papà! Papà! Dio mio! Sei ucciso. Il sangue dalla bocca. Cuscino, bisogna chiamare il medico subito. Vado io. Di che vuoi dire, papà? Guarda te. No, non è grave, non sarà grave, ma subito il medico. Sì, il medico, guardi, c'è qua nella stessa casa. Ma ecco, suonano, battono alla porta. Apro io. Il medico è qua, chiami sotto. Ma cos'è stato? Ma quando si finirà, insomma? Guardi, ci dirà il signor Sater, si è ferito! Sei ferito, ecco. Sei ferito da sé. Ma sì, da sé, veramente! Vada subito a chiamare giù per piacere il dottor Schutz. Il dottor Schutz a quest'ora dorme. Lei lo svegli? Sì, per carità, bisogna dargli aiuto subito. Ma io non sveglio nessuno. Ma loro stanno mettendo la rivoluzione in casa. Bisogna che questa storia finisca. Vado io a chiamarlo. Lei non esce di qua se c'è un ferito. Ma lei è pazzo. Pazzi? Sono non signori. Ci sono i regolamenti delle case. Ma non signori vivono fra le stoffe soprammesse. Ma io conosco i muri, le scale, conosco. È il regolamento della casa. E faccio la denuncia. Dov'è il ferito? Di là? È grave? Ma sì, grave. Bisogna soccorrerlo. Ma dico io, se è così grave... È così. Sarà forse meglio trasportarlo in una clinica. Qua non abbiamo nessuno! Ecco, appunto fuori di qui, in una clinica. Vado per il trasporto. Sì, subito per piacere, chiami per il trasporto. Lei, venga adesso con me, signora. Emma, vieni qua. No, dove vuole che vada ora? Ma signora Lucia. Emma, mi chiama Emma. Sente? Allora vado io a chiamare lui. Non penserai mica ad andartene. Dopo che l'ha minacciata tutta la sera. Ma appunto, perché se ne voleva andare?
Tornerò qua con lui, signora Lucia. E sono sicuro che appena lei lo vedrà... Vieni, Elma. Ti chiama. Vuole te. Va, ora vengo. Tu te ne andrai. No! Vengo, va! Non lasciarlo solo. Corpo senza nome. Senza nome. Che fascio, li cascano anche. Basta, non stia a raccoglierli. A momenti spoglia tutto il giardino. Ecco, spiego. Non spiegare, posa lì. No, se permetti spiego, cara cugina. Va bene, spiega. Io intanto dispongo i fiori. Non li ho mica raccolti per quelli che verranno. Io non voglio sapere per chi li hai raccolti. Ne hai raccolti troppi. Volevo dire questo soltanto. E ti spiego perché. Spiega. Passi la tua vita a spiegare. Sfido, con la propria comprensione che si ha, o piuttosto che si vuole avere. Io oggi mi sento bene, spiega questo. E tu ti senti male. Io mi sento benissimo. No, caro, male. Benissimo. Mi vuoi spiegare poi allora perché dovrei sentirmi malissimo? Se lo vuoi spiegato vuol dire che proprio non hai coscienza di quello che hai fatto. Ma cosa ho fatto? Oh, basta, non seccare più. Se Dio vuole, è tutto finito ormai. Si prenderanno oggi gli accordi per questo famoso notariato. Ma che notariato è notariato? Atto notorio. Lo so, sai, io. Notorio. Io direi rottorio. E non se ne parlerà più. Per punizione, guarda, se dipendesse da me, io magari ti farei un assegno. Ma qua con la CIA non ti ci vorrei più. Brava. In compenso ad essermi spogliato di tutto per mia nipote. Quando desti in dote alla CIA le terre e la villa non ti spogliasti mica di tutto, eri ricco allora. Tanto che potesti farlo come niente. E ora che non ho più niente, via, eh? La punizione che mi merito. Ma non fraintendere. Io dico punizione per non aver avuto la stessa fede di Bruno, incrollabile, che la nostra CIA non fosse morta. Ma se non l'avesti più neanche tu a un certo punto, sì? Lo dicesti anche a me? L'avrò detto, ma non mi prestai mai a fare nessun atto io perché fosse dichiarata morta. Ah, perché non toccava a te di farlo. Ti dico che non l'avrei mai fatto io. E non ci troveremmo ora in questo impiccio che urta tutti di dover prendere gli accordi per farlo annullare. E se penso che tutto questo si è fatto per la viltà di voler levare a Bruno le terre e la villa... Oh, viltà levare! Come se fossero state sue. Più che sue.
due volte sue, ricostruita, risana, pianta la villa, le terre, rimessi in valore, ma gliene avete negato il diritto. Ma se non l'aveva? Ah, lo so! Con la bella scusa escogitata dalla Ines che le riparazioni toccava di farle allo Stato dopo gli accertamenti. Io, guarda, anziché prestarmi alle manovre della Ines... Ma santo Dio! Tu dimentichi che Bruno, senza più la CIA, era divenuto per noi un estraneo. Ah. Mentre la Ines era pur l'altra mia nipote, per cui non avevo potuto far nulla, già ridotto povero al tempo del suo matrimonio. Ah, confessi dunque di averlo fatto per la Ines? L'ho fatto, scusa, anche per me. Senza sentirti rivoltare lo stomaco nel vederla così accanita perché fosse dichiarata morta la sorella. Accanita per l'attrito con Bruno, sei curiosa. Bruno sì, ma compreso e scusato. E tu no. E io no. Perché io non mi lascio tirare da nessuna parte, io. E penso con la mia testa. Ah, ah, Bruno sì, un estraneo. Posso comprendere. E io, ridotto povero, tornare in possesso di quanto avevo donato un giorno a mia nipote. Sì, sì, posso comprendere. Fin qui posso comprendere. Non è bello, ma è umano. L'uomo non è bello. Tant'è vero che io non ho mai voluto saperne. E allora ti dico, oh, che neanche l'uomo di te. E neanche l'uomo di me. D'accordo. Perché sei buona, Lena, ma brutta. Brutta. Anche di carattere brutta. Non tieni conto che sono povero anche per aver donato. Sì, caro mio Salesio, è perché tu così povero, ti sto dicendo, tu sì, in possesso. Ma codesta tua bella nipote Ines, che oggi ha il coraggio di ripresentarsi qua alla sorella, io per punirla le avrei gridato in faccia. Ma le terre e la villa a te ora no, sai, anziché a te le lascio ai cani e tu puoi leccarti le dita. Dio, Dio, ti sei fatta quella. Il ritratto spiccicato. Venivo a confrontare. Devo recitare la commedia. La commedia? Non devono venire, morta dopo 10 anni, non si sa mai. Meglio rifarsi al punto di partenza. Solo me. Basta. Chi verrà oltre mia sorella Ines? Il marito. Livio? Silvio? Silvio, Silvio. Non so perché mi si è fissato Livio. Oh, avvocato, sta attenta. Chi ha da stare attenta? È quello che ha condotto qui. Ma là, che non ci penserà più. Uomo di garbo. Fino. Sarò felicissima di conoscerlo. Ma lo conosci? Non da cognato, certo. Era amico di Bruno. Avrà avuto tanti amici, Bruno. Non avrò, spero, l'obbligo di conoscerli tutti se li conduce qua, ora che la porta si apre. Chi altro deve venire? Ma tua cognata Barbara, suppongo, se Bruno penserà di mandarla a prendere. Quella non è niente. Niente, quella è sempre stata sotto la più nemica. E Boffi? Ci sarà anche Boffi? Non so se sia in città. C'è. Ho detto a Bruno di far venire anche lui. Boffi lo voglio io. Lo voglio io. Perfetto. Non è vero? Sembri scesa di là. Sì, benché a me veramente non parve mai che quel tuo ritratto da ragazza ti somigliasse molto. Ma no, eppure Bruno mi ha detto che è stato fatto sulla fotografia ingrandita. Come no? Sulla fotografia. E con tutte le indicazioni date da lui al pittore. Si può vedere bene adesso se ti somiglia. Ah, tal quale, perbacco! Come ho sempre sostenuto io. Eccola qua. Io dicevo per gli occhi. Per me, scusa. Eccoli! Guarda, eccoli qua. I suoi veri occhi come li ho sempre visti io. Sono questi, non sono mica quelli là. Tu hai visto a CIA sempre questi occhi? Ma sì, questi. Ma non sono gli stessi! Ma che gli stessi? Questi sono gli stessi, non quelli là, un po' verdi.
Oh, ma che verdi, se sono azzurri! Per te verdi e per te azzurri e per Bruno, guarda, zio, grigi, tra le ciglia nere. Poi ci si sarà messo anche il pittore, i veri occhi di Cia. Andate ad accertarli anche dalla prova d'un ritratto. Io non posso sbagliare, amico fraterno di tuo padre. Tu hai gli stessi occhi di lui. Di lui, dice? Gli occhi della Ibis, quelli del padre, non questi. Tu, invece, hai gli stessi occhi di tua madre, credi a me. Ragazze cresciute insieme, cugine, perfino dello stesso nome. Io, la povera Elena, figurati se non lo so. Oh, ridi, sì, ridi. Perché ride? Perché da ragazze e giovanotti, quando ci vedevano insieme, noi due cugine, le chiamavamo la Lena bella e la Lena brutta. Non brutta, Lena. Protestavi proprio così quando eri piccina. Non brutta, Lena. Perché per questa brutta, quando la bella morì, ti fece da mamma. Basta, Lena! Per piacere. Sì, sì, basta, basta. Ma questo è un passato che non ti può dolere. Le duole, si vede, se ti ha detto basta. No, dico non le può dolere perché era così piccina, non se lo può ricordare. Sei il ritratto di tua madre. Era proprio come te quando morì. Io la vedo totalmente un'altra. Uffa! È proprio questa, zio, la commedia che reciterò. Su come mi vedi tu e come mi vede la Lena. E su come si fa a riconoscere una scomparsa dopo 10 anni. Con tutto l'esercito nemico che le deve essere passato sopra. Sentirai. Sentirai. Ora però bisogna che tutte e due prima mi spieghiate bene com'è la vera situazione di Bruno qua. Per queste terre e la villa. La situazione? Non la sai. Non la so. Ah, Bruno te ne avrà parlato. Ha detto non so, di diritti negati. Ma era così impacciato. Voglio essere informata invece di tutto. Ebbene, io... ora... Ma la situazione è chiarissima, oramai. Col tuo ritorno. Tagliata di netto ogni competizione. Stavamo a parlare appunto di questo. La dichiarazione di morte però non è ancora stata annullata. Che vai a pensare? Sarà annullata con l'atto che si farà adesso. Quest'atto di morte è giusto. Giusto. Come giusto? Giusto, l'ho detto a Boffi là e anche a lui. Siete stati 10 anni ad aspettarla. La vedeste tornare? No, perché non torno più? Ci vuol tanto a immaginarla la ragione? Morta! Morta! Oh, come morta? Per la vita che aveva avuta qua prima, per ogni ricordo di questa vita che non volle più avere. Chiaro, non volle più avere, seppur... rimasta in vita. Sì, sì. Hai ragione. Hai ragione, figlia mia, e io l'ho compreso bene. Anch'io, Cia. Ma se ora sei tornata... Senza sapere nulla di tutti questi contrasti qua di interessi e che sarei stata costretta a rappresentare questa parte che mi ripugna. Io sono venuta per lui, l'ho fatto soltanto per lui e misi bene avanti per patto che venendo qua nessuno doveva pretendere ad essere riconosciuto da me. Nessun ricordo risvegliato, né di prima né di poi. Non volli in principio vedere neanche voi due, che pure stavate qua con lui. Sì, e difatti ci allontanammo per più di un mese. Doveva dirmelo! Non sarei venuta. Forse per delicatezza non te lo disse. Perché è stata tua sorella. Dopo la scomparsa di... Ecco che cerca di nuovo di scusarla. Ma non la scuso, spiego! Lo dice lei stessa, non senti? Dopo 10 anni... Chiese con ragione la dichiarazione di morte perché fossero assegnate a lei le terre e la villa. Non è così? No, non a lei. Perché ritornassero a lui che te le aveva date in dote. Non essendoci prole. Ma sono dunque ritornate a te. Non sono più di Bruno. No, sono di Bruno. Se c'è la dichiarazione di morte. E ne fui tanto contenta io là, perché mi liberava dall'obbligo. Io non so, parve una salvezza anche a lui, ma... Ditemi. Come sono ancora di Bruno? Perché Bruno oppugnò, giustamente. Ecco, giustamente no. Giustamente sì. No! Tu hai avuto sempre giudizio per tutti, Cia. E vuoi ora veder chiaro? Sì, veder chiaro.
veder chiaro. Dunque, permetti? Questo è il vero punto della questione. A chi toccavano le riparazioni dei danni di guerra? Allo Stato. Ecco, rispondili così e fallo contento. E così capisci ogni pretesa su quanto aveva fatto qua tuo marito, ricostruendoti subito la villa, nella speranza che tu dovessi da momento all'altro tornare, fu oppugnata dall'altra parte. Grazie tante, gli dissero. Le riparazioni non possono valere come diritto perché le avrebbe fatte a suo tempo lo Stato. Le cose erano a questo punto. Quando è scoppiata come una bomba la notizia della tua ricomparsa. Caduto ogni contese e rimesso tutto a posto? Puoi figurarti come restarono. Erano così sicuri d'aver vinto. Se dunque questa ricomparsa, come tu dici, non fosse avvenuta, Bruno avrebbe perduto tutto. Tutto? Ottenuta dopo gli anni prescritti, la dichiarazione di morte. E Boffi sapeva tutto questo quando venne a Berlino? Lo sapeva, sì. E come volevi che non lo sapesse? È stato uno scandalo. Non si è parlato d'altro qua, puoi figurarti, tutto questo tempo. Ragioni di sentimento da una parte e dall'altra in contrasto ragioni di interesse gravi. Perché le terre sono tante, lo sai, e divenute per le cure di tuo marito una vera ricchezza. E i nemici avevano buon gioco perché le ragioni di sentimento, difese da tuo marito, suscitavano facilmente lo scherno dei maligni, come se Bruno se ne volesse far bello per difendere a torto i suoi interessi. Se anche pensato che gli abbia potuto far comodo difendere le ragioni di sentimento per i suoi interessi. I maligni. Gli animi s'erano talmente inaspriti. Capisco. Ma oramai è tutto finito, basta, non ne parliamo più. Oh, certo ti turba ora rivedere... No, che vuoi che me ne importi, altro mi turba. Che anche là, a Berlino... Che cosa? Niente. Ma solo tu vedi formalità. Figuri morta, bisogna che tu riappaia viva. Boffi mi disse là che chiamo Bruno quando gli parve di avermi riconosciuta. Sì, e puoi figurarti come corse. Perché già qui la dichiarazione di morte era avvenuta, non è vero? E con essa la sua sconfitta nella contesa. No. Oddio mio, che pensi? Ho ragione. Ho ragione ora di pensare così. Ma no, non credette mai. Lui solo che tu fossi morta. Questo è vero. Corse a riprenderti, figurandosi proprio quelle stesse cose che tu hai dette. E spiegarsi le ragioni per cui tu non eri più voluta ritornare. Sai dove mi trovò? Dovevo accompagnare a una clinica di notte con la figlia. Uno... aveva tentato di uccidersi. Per te? Sì! Non mi voleva lasciare. Scrive ancora. Sulla porta, mentre seguivo i portantini con la barella, me lo vedo davanti. Bruno, sì. Boffi era andato a prenderlo all'albergo e mi voleva trattenere. Gli gridai in faccia, pazzo, e che mi lasciasse andare, perché io non avevo marito, non ne avevo mai avuto. E non conoscevo affatto quel signore che mi aveva portato davanti. E lui, Bruno? Me ne andai dietro quel ferito senza dar tempo di rispondere. Ritornata dopo 2 ore, li trovai ancora lì tutte e due. Boffi, certo, doveva avergli detto che io, tu le capisci, alle prese là con quel pazzo che aveva l'arma in tasca e mi aveva già minacciata pur di liberarmi per trovare uno scampo. Sì, m'era resa da mettere qualche cosa, che so, che lo conoscevo. Che mi ricordavo di Filippo, il giardiniere. Mi ero trovata sola nella villa. Nel ritrovarmeli ora lì davanti, sicura che avevano parlato tra loro di queste mie ammissioni, negai tutto, dissi perché poc'anzi, forzata, l'avevo fatto, ma che non era vero niente, io non li conoscevo affatto. Non conoscevo nessuno dei due, che dunque se ne andassero, smettendo per sempre questa insulsa commedia in cui Boffi s'ostinava ad avermi riconosciuta. Ma anche lui, Bruno, subito riconosciuta. No. Per questo ora dico no, me ne accorsi bene lì sulla porta quando me lo vidi davanti la prima volta. Non trovò certo quella rassomiglianza che Boffi gli aveva assicurata,
Dovete provare anzi una disillusione. Me ne accorsi bene. Tu sai com'è la prima giunta, cogli una somiglianza, dillo a un altro, quello guarda e non gli pare come a te. Non abbiamo tutti gli stessi occhi. Ecco, e allora perché, mi domando, perché se non gli parve così? Subito, sì, una somiglianza doveva esserci alla Misi, era innegabile, non potendo farne a meno. La Misi anche che ero veneta, ma non di qua. Non di qua. Dissi anche di dove, tanto dissi e tanto feci che alla fine riuscì a convincere l'uno e l'altro che si trattava proprio soltanto di una rassomiglianza, anche forte, e non solo d'aspetto, anche di casi, ma di nient'altro più, e che insomma non ero io, non ero io quella che li andava cercando. Più di così, che potevo fare? Se non che fu allora, io non so. Che ti pentisti? Lo stato in cui mi trovavo. Non deve essere ora per lui una scusa, non se ne deve approfittare, se se ne è approfittato per i suoi interessi. Ma no, perché ti tormenti così? Che vuoi dire? Stanca, Lena, ero così stanca e disperata, disperata come non mi ero mai sentita tanto finora, perduta, finita, con una nausea di quella vita da non poterne più, senza saper più dove andare, che fare? Quella notte tremenda che mi pareva tenesse la vita come sospesa in un abisso d'angoscia. Povera figlia mia. Egli si mise a parlare della sua cia, com'era, cosa era stata per lui nell'anno che l'aveva avuta, con una pena così sconsolata che a sentirlo parlare, ora lì, così solo, sconsolata come ero anch'io, senza più una speranza di bene. Mi misi a piangere, non pensando che le mie lacrime, lacrime per me, per la mia desolazione, potevano essere interpretate da lui come un segno invece che mi fossi pentita d'aver tanto negato. Il mio corpo era lì, come una prova anch'esso che io fossi la sua cia. Glielo lasciai abbracciare, serrare, serrare al petto fino a togliermi il respiro. Ma non lo feci peraltro io, e sono venuta qua con lui soltanto per questo, facendoglielo bene intendere e promettere che doveva essere solo per questo, che sarei venuta come da una morte, solo per lui. Solo per lui. Sì. Tagliata, finita la tua vita di prima. Te lo lessi così bene negli occhi appena potei rivederti. Mi riconoscesti anche tu subito? No, figlia, neanch'io. Subito. Ah, nemmeno tu. E nemmeno io. Ma si spiega dopo tanti anni. Ma no, che dici, gli anni? Al contrario. No, fu, non so, l'aria, il portamento, anche la voce un po'. Notasti una differenza nella voce? Sì, mi pare. Anche Boffi me lo disse dopo, l'unica cosa che notò, è strano che lui l'avrà certo notata anche lui. Non me l'ha detto, sto ricollegando adesso tante impressioni. Ora faccio il verso a Salesio. Cara, si spiega, fuori tanto tempo? A parlare una lingua diversa. E poi l'animo cangiato, soprattutto mi dicesti Lena, ecco così con la voce spenta, e io ci sentii proprio la morte in quella tua voce di tutto ciò che era stato e che in te di proposito non c'era più nulla. E che se io ti avessi ricordato una cosa, la cosa in te prima più viva, tu saresti rimasta, ecco, come sei ora, senza volerla più ricordare, senza forse poterla più ricordare. Io
Sto pensando. Non dovresti pensare più a nulla, oramai. Così, così si approfittò prima. Mi disse che la scusa c'era e forte per non vederla. Dici Ines. No, dico, questo doppio gioco che lui ora sta facendo. Me l'ho da prima assolutamente rifiutata di venire qua sapendo... Ciò che Ines ti aveva fatto. No, io ignoravo tutto e ti sto dicendo che questa anzi fu la scusa che trovò per persuadermi a venire, che non l'avrei veduta. La ragione che avrei avuto davanti a tutti per non vederla, capisci? Ma ecco che ora si serve di ciò che Ines ha fatto, di questa dichiarazione di morte. Sollecitata da lei per costringermi invece a vederla. Devi però pensare che non l'ha mica voluta lui questa contesa con tua sorella. Te ne stai qua chiusa da 4 mesi. È forse calcolato anche questo. Calcolato? Ci metterei le mani sul fuoco. Ma che vuoi dire? Che voglio dire? Perfetto, perfetto. Tutto il suo gioco. Anche questo suo farsi vedere adesso sulle spine. No. No, sei ingiusta, Cia, te lo dico io. Sembri ingiusta anche a me. Perché voi non potete sapere. E allora ti dico che non sai neanche tu, scusa, o non vuoi sapere, che ha tutte le ragioni di sentirsi così sulle spine. Ha rispettato troppo il tuo sentimento. Devi pur considerare tutta la curiosità che si è accesa per questa tua riapparizione dopo 10 anni e tutto il fermento di questa curiosità in questi 4 mesi di tua clausura. Quel che se ne pensa, quel che se ne dice. Me l'immagino. Me l'immagino. I maligni? Sì, c'è stata la contesa, dicono. Ma non voler vedere nemmeno la sorella. I parenti stessi del marito, dicono. Tutto contro di me, chissà che altro. Chissà che altro della mia vita là, sapranno tutti i boffi. No, lui no, guarda che lui anzi... Ti ho sempre difesa, sempre. Mi consta. Ma dove mi trovò ciò che facevo l'avrà pur detto, più si sarà represso per non dire, più con gli occhi, coi gesti avrà lasciato intendere chissà che cose, avranno chiesto informazioni. Chi ho fatto la ballerina? Questo si sa? Si dice? Infamia! No, che infamia, Elena, è vero, la ballerina è peggio. Tutto quello che ho fatto, tu non te lo puoi neppure immaginare. La ballerina, anzi, titolo d'onore. Sì, perché le inventavo io le mie danze. Anche le musiche, i costumi. No? Peggio. Peggio! Lui lo sa. Bruno, altro che anche di questo peggio saranno informati, non è vero? È Suzio Salesio, di, si sa, si dice. Ne dicono tante. E diranno anche allora che lui è passato sopra... a tutto. Perché gli servivo qua? No, no! Zitta tu! Chi vuoi mai che l'abbia detto? Ma nemmeno pensato! Io intanto lo sto pensando, di la verità, zio Salesio. Lo dicono? Sì, lo dicono. Lo vedi? Chi l'ha detto? Chi sia l'ha detto? Posso! Posso bene figurarmi tutti i sospetti che si fanno sul mio e sul suo conto. Tutto insudiciato ora, tutto insudiciato da questo intrico sporco di interessi. Non ne ha colpa Bruno. Dico di come appare ora a me tutto, se posso pensare che lo fece. Ah, ecco, saranno loro. Sì, sì, subito, subito. Ma così presto. No? È Bruno? Ah, mi pareva. Avevano detto per le 6? Ah, c'è anche Boffi, c'è anche Boffi. Vedi che Bruno l'ha portato. Che fanno? Sta a leggere una lettera. Una lettera? Sì, gliela date il portiere. Ma che fa? Boffi riparte con quella lettera? No, zio Salesio, corri, richiamalo, voglio che venga qua. Bruno? Boffi? Sì, anche lei Boffi, qua. Che vuoi da Boffi? Ora lascialo andare, per piacere. Buonasera, signora. Sì, è meglio che io scappi subito. Subito, subito. E impedisci a ogni costo. Che cosa? È arrivata un'altra lettera. Di lui ancora? E si approfitta, signora, di non essere morto. E si vendica. Ma che dice? Ma va, per favore, non perdere tempo. No, aspetti. Voglio sapere. Dammi codesta lettera. Ma non è nulla la lettera. Fosse soltanto la lettera. Per piacere, Elena. Elena, ah, per piacere. E anche tu, Cesare. Ah, sì, subito, subito. Andiamo, andiamo.
Perché? Che c'è? Proprio oggi. Proprio oggi. Diventa una persecuzione inaudita. Ma che ha scritto? Scritto? Altro che scritto. È partito. Vieni. Lui qua? Qua. Qua. E non lui solo. Anche la figlia? No, no, che figlia. A smascherarti, dice. Smascherarmi? Al solito. Sa quella minaccia che fece? Quale minaccia? Non ricordo. Quando disse di aver letto sui giornali. Ah, sì, la storia. Ricorda che parlò di un suo amico dottore di Vienna? È andato a Vienna. Scrive da Vienna. Ecco, guarda. Andato a far che? Incredibile, incredibile. Gioca l'ultima carta, il tutto per tutto. Ma che dice, insomma, in questa lettera? Non te lo sto dicendo. Annuncia per questa sera il suo arrivo qua con una ricoverata. Demente. E il medico che l'accompagna. Ah, sì, ora ricordo. E porta quella ricoverata. Sì. Dicendo di avere le prove. Prove? Prova di che? Ma che è quella? Che è quella? E non tu. E la porta qua. La porta qua. Hai capito adesso? Qua. E come fa a portarla? Ha scritto parecchie volte, a te e a me. Forse si è fatto male a non rispondere. Ma a me non parlò affatto di questa minaccia. Ne parlò a me. Mi invitò anzi ad andare a Vienna, a vedere quella ricoverata. Ah, sì? Sì, sì, e a parlare con questo medico dell'ospizio, suo amico, che ora viene con lui. Perché non me ne hai detto nulla? Dovevo dirlo proprio a te che ero stato invitato ad andare a Vienna a vedere un altro. Rispondergli perlomeno, anche per Davide il pazzo. Dovevi. Sapendo che lo faceva per un modo di vendicarsi di lei. Io ti avrei consigliato ad andare. Ecco, vedi? Glielo consigliai anch'io, signora. A far che? A vedere una povera scema che ride. Svanita. Con una faccia. Come lo sai? Ha mandato a me il ritratto. Fortuna che non gli è venuta l'idea di rivolgersi all'autorità. E lei ha questo ritratto? Sì. Ma non l'ho qua con me. Creda, non era da farne alcun caso, nemmeno per ombra. E io stavo per rispondergli. Ma lui, di fronte all'ingiunzione... Che ingiunzione? Contenuta in quella lettera, a me. Io non so nulla, vengo a sapere tutto adesso, ed ero pure in diritto di sapere. Ritratto. Ingiunzione. Che ingiunzione? Lei capisce, signora... Non ricevendo da lui nessuna risposta, e certo sospettando che lui, come marito, dopo aver conosciuto lei, avesse tutto l'interesse di non far venire fuori adesso un'altra, si è rivolto a me. E fortuna, ripeto, che ha pensato a me fotografo mandando quella fotografia. Poteva pensare di metterci di mezzo l'autorità, con l'ingiunzione di mostrare ad altri parenti della scomparsa, se c'erano, quella fotografia per il riconoscimento. E ancora l'invito che qualcuno di questi parenti andasse... Un accanimento. Siamo rimasti, tanto io che lui, perplessi, naturalmente. Sa, l'invio di questo ritratto è cosa di pochi giorni. Mostrarlo ai parenti? Una parola con questa storia di mezzo. Fare un viaggio fino a Vienna. Anch'io si propendevo per troncar subito là di presenza. Sì, sì, partire. Facile a dirsi, come? Di nascosto. Perché di nascosto? Facendolo sapere a tutti, allora. Qua basta un cenno, si sa tutto. Non si fa altro che guardare a noi e parlare di noi. E così non dirmi nulla, non rispondere, non muoversi. Ti sto dicendo perché. Come lo struzzo che nasconde il capo nella sabbia. Certo, partendo avresti impedito. Dovevo anche prevedere che partissero loro. No, no, non dico questo, era imprevedibile. E poi così, subito. Ma come ha potuto ottenere, domando io, che quel medico... Lo dice in questa lettera, arrivata ora.
a denari si vede da buttar via. Ha convinto il medico, suo amico. Viaggiano in quattro. Lui, il medico, la ricoverata e un infermiere. L'ha convinto che qui sa tutto l'interesse di non venire a scoprire. E che la vista dei luoghi, chissà, potrebbe risvegliare in quella disgraziata il gusto forse di poter fare gratis un viaggio in Italia. Che prove poi possano avere? E tu? Che? Io? Ti vedo tutto in ansia, sgomento. Ma no, io voglio... Che vuoi? Voglio. Che posso volere una così? Dimmelo tu. Mandavo intanto Boffi ad informarsi con che corsa potrebbero arrivare. Ah, e poi? Sei curiosa. Impedire almeno che sopraggiungano qua mentre ci saranno quegli altri. Impedire a che scopo? Se sono partiti e devono arrivare o prima o poi, ti vedo così. Come mi vedi? Vedi il pensiero? No, caro, come uno che si aspetti di vedersi crollare addosso la casa o mancare il terreno sotto i piedi. Ma ti par niente che piombino qua in presenza di quelli? Con presunte prove che devono almeno ritenere in qualche modo attendibili, suppongo. Se quel dottore si è potuto muovere con la ricoverata. Ah, ecco dunque tu temi di queste prove. Ma no, signora. Che quelli si possano approfittare. Di che? Di queste prove? Ma anche di un dubbio che potrebbe nascere in loro. Sì, di fronte a queste prove. Che non sia io, ma quella? Ma non perché possa nascere davvero, capisci, no? Per loro convenienza. Ma che vogliano giocare, tu dici, su questo dubbio per i loro interessi. Eh già, lei non crede? Prove, io non ne ho! Ma non ce n'è bisogno! Non ce n'è bisogno? Facilissimo invece dubitarne, caro Boffi. Guardi, potrei cominciare io a dirle tutte le ragioni che avrei di dubitarne. Io di me stessa, vedendo lui così. Ma pensa che tu comunque non perderesti mai nulla! Io? Ma che dici? Intendo di ciò che più ti preoccupa in questo momento. No. No, mi preoccupa in questo momento lo scandalo, che nascerà inevitabilmente. Si è già dato tanto pretesto a Charlie con la vita che abbiamo fatto qua. 4 mesi appartati. Te ne lamenti? No. Non la vedi? E questo è vero. Nella peggiore ipotesi, caro, rassicurati. Tu, ecco, ti saresti ingannato. Ingannato? Ma che dici? Che fossi io! E qua come Lene e come zio Salesio, vedi che sei in buona compagnia. E non perderesti nulla, perché l'inganno te l'avrei fatto io, con la mia impostura, come verrà ora a sostenere quell'altro. Ma sì, dopo tutto meglio prenderla a ridere. Forse, ma forse in questo momento lui riesce difficile a ridere, perché lo sa bene che se lo volle fare, e non glielo feci io, l'inganno. Farnetti, che inganno mi pare? Sei pazza, ma quale inganno? Che tu sei cia. Cia, sì. Bene, adesso dato questo, ora stai tranquillo. Quella, più di così. Lei è mia testimone, Boffi, che fece di tutto io perché non cadesse vittima di una possibile sospettata e dichiarata impostura. Non importa, eccomi qua. Sono pronta a rispondere. Soltanto per me, però, badiamo. Non più per te ormai. Perché mi sono ingannata anch'io, sai? Tu? Su che? Sul tuo conto. Sapessi quanto! Vada! Vada, Boffi, non percorrere un riparo che sarebbe inutile. Io devo parlare con Bruno. Veda anzi se sarà possibile che sopraggiungano mentre saranno qua quegli altri. Meglio! Meglio! Che vorresti fare? Lo vedrai. Dovrebbero essere qui al momento. Sono pronta, ti dico. Basteranno tra noi poche parole. Tu forse non potrai intendermi, ma non importa. Non temere che giochino loro. Non giocheranno! Il gioco lo farò io.
Già me ne sento tutta presa. E sarà per tutti. Anche per me stessa. Un terribile gioco! Vada! Vada! Allora, se arrivano, li porto qua. Sì, sì, li porti qua. Li porti qua. Perché è inutile. Vada! Inutile, inutile. Debbano aver sempre ragione i fatti. Terra! Terra! Con l'anima ti puoi levare un momento, uscir fuori, su da tutto quello che di più orribile ti aveva potuto far provare la sorte, sì, vola, ricreati una vita. Quando te ne senti tutta piena giù, devi scendere a riurtare nei fatti che te la sconciano, te la pestano, te la insudiciano, te la schiacciano. Gli interessi, gli attriti, le contese. Tu sai bene che io ignoravo tutto, ma non importa. Ti voglio dire questo soltanto. Sono stata qua con te 4 mesi. Guardami! Qua, negli occhi, dentro. Non hanno più veduto per me questi occhi, non sono stati più miei neppure per vedere me stessa. Sono stati così, così nei tuoi, sempre, perché nascesse in loro, da questi tuoi, l'aspetto mio stesso, come tu mi vedevi, l'aspetto di tutte le cose, di tutta la vita, come tu la vedevi. Sono venuta qua, mi sono data tutta a te, tutta, ti ho detto sono qua, sono tua, in me non c'è più nulla di mio. Fammi tu, come tu mi vuoi. Ma hai aspettata per 10 anni. Fai conto che non sia stato nulla. Eccomi qua di nuovo a te. Ma non per me più. Non per tutto ciò che quella può aver passato nella sua vita. No, no. Nessun ricordo più dei suoi, nessuno. Dammi tu i tuoi. Tutti quelli che tu hai serbati di lei come fu allora per te. Ora le diventeranno vivi in me. Vivi di tutta quella tua vita. Di tutto quel tuo amore. Di tutte le prime gioie che ti diede. E quante volte non t'ho domandato così, così, beandomi della gioia che in te rinasceva dal mio corpo, che la sentiva come te. Cilia. Cilia. Sì, io Cilia. Io sono Cilia, io sola, non quella che fu e come fosse. Non lo seppe nemmeno lei stessa allora, oggi così, domani, come i casi della vita la facevano. Essere. Essere. È niente! Essere è farsi! E io mi sono fatta quella. Non ne hai compreso nulla tu. Sì. Sì, ti ho compreso. Ma che hai compreso? Se ho sentito le tue mani cercarmi qua, io non so, qualche segno che sapevi di dover trovare, non l'hai trovato, per quel segno che non hai più trovato, per un altro io non sono Cia, è vero? Io non posso essere Cia. Ah, m'è sparito, ecco! Ti dico così, m'è sparito, che poi tu dire il contrario. Non ho più voluto averlo. E ho fatto di tutto per farlo sparire, sì sì, perché sapevo, mi ero accorta che anche prima tu me lo cercavi. Non è vero? Sì. Vedi? Ecco. E per impedire che altri me lo potessero trovare, lo feci sparire! Ma ora tu ti spaventi al pensiero che Ines, la sorella in confidenza e anche la Lena me lo vogliano ritrovare, questo segno, per una constatazione legale in piena regola, e non vogliano credere a ciò che t'ho detto. Ah, sparito, è grave, un tal segno, come sparito? Si vorrà interpellare la scienza? Tanto più, signori miei, che forse questa povera ricoverata che adesso arriverà, sì, tutto è possibile, potrà anche darsi che ce l'abbia davvero lei quel segno! Lei sì, io no! Ah, sarebbe il colmo, la più schiacciante delle prove! Povero Bruno, così preoccupato.
occupato di queste prove e documenti che potranno essere presentati. Rasserenati! Io sono Cia, nuova. Tu vuoi tante cose. Io non ho voluto nulla, venendo nulla, nemmeno vivere per me, respirare quest'aria per me, toccare una cosa col senso che mi appartenesse. A te che per 10 anni credevo avessi aspettato, innamorato la tua donna, te l'ho ridata viva, sì, per rivivere anch'io, dopo tanta nausea e tanta ignominia, una vita pura. Ed è così vero questo che in faccia a tutti, contro ogni prova, e anche contro te, sì, contro te, se sarai costretto a disconoscermi per salvare i tuoi interessi, in faccia a tutti avrò il coraggio di gridare che Cia sono io, io! Perché quella non può più essere viva così! Altro che in me. Eccoli qua. Eccoli qua. Sono arrivati. Lascia fare a me, ricevili tu. Non posso più ora presentarmi così. Ridiscendo subito. Cia! Sì, eh? Cia! Che fai, insomma? T'ha detto che scegli? Sì. Ha detto vengo, ma... Ma? Sta lì, fra i suoi abiti. Ha aperto i bauli. I bauli? Forse per cercare. Forse per riporre. Io non so. Non vorrà dico partire. No, che partire? Non le hai chiesto perché? Sì. Disse che voleva cambiarsi. E se è cambiata? Stava così bene com'era. E allora? Cosa vuoi che ti dica? È tutta accesa in volto, nervosa. Quasi mi ha spinto fuori dell'uscio. Va giù, di che ora vengo. E dunque verrà? Come si vede bene di qua. Tutta la campagna. Quei lumi. Sì, la serata... E poi così tranquilla. Ma... Com'era? Giurerei che ha pianto. Certo, è molto turbata. Ma si spiega l'idea di rivedere... No, chiedo scusa quando è così. L'idea di rivedere. No. Tranne che il malanimo non l'abbia lei... Contro la sorella. Non contro la sorella. Chi ti dice che c'entri la sorella? Dai retta alle spiegazioni di Salesio. Dovresti pur saperlo, mi pare. Contro chi ha parlato chiaro con me e con te. Ce l'ha con me. Ah, sei cosa tra voi? Già, ma noi siamo qua ad aspettare ormai da un quarto d'ora. Malanimo non dovrebbe più averne. Ma che malanimo? Se ha detto perfino che è giusto quello che hai fatto. Che vuoi di più? E che lei sarebbe felice se tutto qua fosse tornato a lui perché lui potesse disporre e darlo a te. Non ha detto così? Così, così. E dunque? Ma no, questo che c'entra ora darlo a me? Per dire adesso qual è il suo sentimento. Giusto. Ha detto che tu, dopo tanti anni... Non lo feci nemmeno per me, ma per te, zio Salesio, e lo sai. E poi sì, perché ho una figlia. Avrà compreso
che noi propriamente non si è voluto far nulla contro di lei. Ciò che pare non voglia comprendere è soltanto quello che avete fatto voi contro di me. Non saremo venuti qua, spero, per tornare a discutere. No. Stiamo qua aspettando. E per chiarire adesso il suo animo. Anche per me. Dico, per vederci chiaro io stesso. Fosse il tempo di far ghiribizzi. Non so dove vorrei essere io in questo momento. Ha parlato con voi due. Che cos'ha contro di me? Le è nato il sospetto. Sì, è questo, credi, è questo. Ha detto che se avesse saputo di dover ritrovarsi in mezzo a un contrasto di interessi. Ma dove? Finito subito ogni contrasto col suo ritorno. Gliel'abbiamo detto. Io sarei subito corsa. Anch'io, se Bruno... Eh già, non avesse fatto sapere a tutti... Che non voleva vedere nessuno, soprattutto me. Le avrei fatto intendere io che mai e poi mai, ma come? Io sono stato per le lacrime che ho pianto per lei. Lascia, lascia. Mi pare che questo l'abbia compreso bene, dunque non c'entri tu. Pare che qua, ora, si tratti d'altro. Non senti? Io non ho detto che non voleva. Che non poteva, ho detto. E non poteva. Non poteva, davvero. Neanche noi due. Ha voluto vedere da principio, signori miei, insomma dovete pensare che è terribile quello che è avvenuto a questa poverina. L'orrore del passato, e ritrovarsi qua, ha potuto farlo soltanto per amore di lui, non voleva. Forzata, sì, l'ha detto, forzata. E il sospetto? Già! Che io l'abbia appunto forzata, ecco, a venire, perché qua avevo bisogno di lei per la competizione con voi. Veramente non voleva. E credo appunto che le sia nato questo sospetto, perché io là, per persuaderla a venire e farle vincere proprio quell'orrore del passato che dice Zio Salesio, non solo, ma più forse quello di dover rivedere voi tutti, cari miei, bisogna pur tener conto della vita che si era buttata a fare là. Dopo l'inferno della sua sciagura, decisa a non tornare più. L'idea soprattutto di te, della sorella che le avrebbe certamente richiamato l'immagine della sua vita di prima, ma tu non sai che orrore le suscitò. Ebbene, le avevo promesso che non avrebbe veduto nessuno. C'è una scusa, le dissi, perché tu non la veda. Questa, degli interessi. E lei non ne diede altra importanza, credi, a questa questione di interessi, se non di scusa, appunto, per non vederti. Ero sicuro che poi, passato un primo momento, calmata, rimessa qua nella sua vita di prima, insomma, col tempo, quel ritegno sarebbe riuscito a vincerlo. Ma gliel'avrei fatto vincere io, subito, assicurandolo che... Non era tanto per te quanto forse per sé, almeno è pazzo. Forzata, ecco, così l'ho forzata. Se questo si chiama forzarla. Non le ho mai fatto nessuna pressione. Dico, da questa situazione si doveva pure uscire una volta! No. Mi son veduto costretto a cercare di persuaderla che doveva pur cessare ciò che finora era stata soltanto una scusa. Tanto più se lei stessa, voi due, come dite, ha ora manifestato chiaramente che contro te non ha nulla, ecco, si è potuto levar di mezzo lei stessa, così, quella scusa. Non so. Mi sembra che in questo momento debba aver l'aria di scusarmi. Io, in faccia a voi.
sospetta di me. Come se non fossi rimasto io solo, tra voi tutti, a credere che lei non fosse morta. Così sicuro che non badai, per Dio, a spendere quello che spesi per rifarle qua tutto. Mi dite perché lo feci. Non sarei stato un pazzo a farlo col bel risultato di vedermi poi levar tutto da voi. E allora si sa, ci ho messo un certo puntino. Può essere nata in me una picca. Non lo nego. Mi pare dopo tutto naturale. E son corso, appena ho saputo. Non è pazzo vero. Ho dovuto combattere, difendere. E non è un delitto. I miei interessi. Oltre che il mio sentimento. È una cosa che veramente sconcerta. Quando nasce un sospetto, tutto ciò che prima si è fatto senza badarci. No, si rimane male a pensare che davvero ora, alla luce di quel sospetto, possa apparire. Che fa ancora? Perché se non vuole scendere? Mi pare inutile che stiamo qua ancora ad aspettarla. Abbiate pazienza, vorrà prima quietarsi. Io vi ho detto. Ma dove puoi pensare che tra poco qua? Lena, fammi un piacere, torna su e dile così a mio nome che si ricordi bene dove e perché è andato Boffi. Bisogna che si trovi qua. La si è aspettata già troppo, c'è un limite. Vado. Vado, sì. Anche per vedere come sta? Sì, sì. Perché se proprio per questa sera non si sentisse. Ecco. Noi ce ne andremo. Mi dispiace che una questione per noi finita, subito alla notizia del suo arrivo, abbia potuto ora cagionare una questione tra voi due. C'è altro, per cui, non sai, ogni questione tra noi non è forse finita. Altro? Che altro? Lei lo sa bene che. E non dovrebbero lasciarmi. Prego di scusarmi. Sono in uno stato d'animo. Dio. Avessi potuto immaginare una cosa simile. Non voler stare ai fatti è facile. Bisogna starci. Se avvengono. Se si provocano. Devo anche rispondere di quelli che non ho provocati io. Ecco qual è la di nuovo. Sola. Ebbene, chi ha detto? Ma io non so. Dice che è proprio per questo che ancora non scende. Ah sì? Proprio per questo? Sì. Vuole dunque aspettare che prima Boffi ritorni. Ah, t'ha detto così? Vuole dunque proprio farmi disperare. Cosa vuoi che ci faccia? Ha detto così. Vado su io. Vado su io. Ma insomma, che avviene? Che è successo? Giusto nel momento della nostra visita. No, ci deve essere dell'altro. Ci deve essere dell'altro. Pare anche a me. Lo ha accennato lui stesso. Ma che altro? Dice che ancora non è finita. Già, la questione. Ma non so a cosa abbia voluto alludere. Io dico che è per la lettera. Lettera? Sì, sì, anch'io, puoi star sicura. Che lettera? Una certa lettera che hanno ricevuto poc'anzi. Pare di là. Ne han parlato qua a lungo. Di un tale. Ma non so, cose di là. Li avessi in subbuglio. E c'era anche Boffi. E poi l'hanno mandato subito, io non so dove, a impedire. Ah, ecco, deve essere lui. Bene, bene, vedrete che adesso scenderà. Ha proprio aspettato lui. Lo disse anche noi, ricordi? Che voleva che Boffi fosse presente. Sì, eccolo. Ma, oh, non è solo. Sono in tanti. Ma chi sono? C'è anche un'inferma. Parla. Che vuol dire? La tirano giù. Sì, l'aiutano a scendere. Oddio, che cos'è? Che storia è questa? Gente che viene di
Sì, sono forestieri. Ma guarda! Che spavento! Chiama me. Chi è? Dov'è Bruno? La signora. Chiama me. Lei è della famiglia? Si chiama Lena? Sì. Io sono la zia. Oh, senti, senti, c'è una della famiglia che si chiama Lena. Un'altra prova, un'altra prova. Ora è certo. Certo, noi non lo sapevamo. Che è? Certo. Ma non li badate per questo verso, l'ha fatto durante tutto il tragitto. No. No. Dice proprio Lena, però. Ma non chiama nessuno. E ride sempre così. Dove sono? Oddio, sono pazzi. Ma che significa? Perché hanno portato qua questa donna? Possibile che se ne stiano su. Chiamateli, per favore. Questi signori sono altri parenti? Sì. Questa è la sorella, la signora Ines Maspero. Ah, la sorella. Ma come, c'è anche una sorella? Sorella di lei. E dunque, ecco, subito. Chi è il signore? Lo scrittore Carlo Salter. La guardi dunque subito, signora. Eccola! Io? Che dice? Chi? Vuole ostinarsi a credere... Possibile che non mi dica nulla! No, che... Ma Dio mio, cosa vuole che mi dica? Che sua sorella è questa! Che? Questa? Cia? Dove? Che dice? Sì, questa, questa! Sarà pazzo anche lui. Io l'ho portata fin qua. Ma... Ecco, non è una prova? Possibile che non paghi a loro una prova? Chiama Lena. Da anni, sempre chiama Lena. Lei? Lei! Ma no, non è possibile. Non la riconosce. La guardi negli occhi. Come non la riconosce? Che vuole che riconosca? Chi devo riconoscere? Il mio amico, il dottore che la studia da anni, ha dei documenti, delle prove. Che prove? Le mostri? Ma è impossibile! Lo lasci dire, prego. Questo... Noi siamo presi... così... all'improvviso. Che prove? Ma se è su... la nostra Cia! La signora che è su, io la conosco bene. Questo è un caso... Incredibile, incredibile! Lasciamolo dire, signori miei! Dunque... lei conosce... La signora su, troppo bene. La vuol conoscere meglio di me. Le feci da mamma, io. A questa. A questa! Ma che a questa? Se lei crede ad aver prove e documenti... Ma che dici? Prove? Ti pare sul serio? No, dico che c'è il modo, se dicono di aver prove da far valere. Ecco. Faranno ridere o piangere di compassione. Ci sono le autorità competenti. Anche quando si conosca la ragione per cui tutto questo è fatto? Io non so perché sia fatto. Lo so io e lo sa Bruno con me e la signora. Dove sono? La parola è vostra vendetta. Sente? Ma la mia è anche punizione. Io non conosco il signore. Oh, del resto importa fino a un certo punto, perché il signore l'abbia fatto. Fuori. Fuori se ci sono prove e documenti. Perché non vogliamo che qualcuno fra noi di questa sua vendetta o punizione sappia ora da approfittare. Previsto, sa, previsto. Ma cosa dice lei? Previsto. Ma chi poteva prevedere una cosa simile? No, dico che lei se ne potesse approfittare. Ma non se ne deve approfittare nessuno. Se no, chi dice approfittare? Anche tu, zio, no?
Non devi dirlo, ecco qua, noi tutti. Io che sono la sorella, questa una zia, quello lo zio, la cognata e lei, Boffi, tutti. Tutti guardiamo questa poverina che lei ha portato e non la riconosciamo. Perché hanno già riconosciuto la signora Su? No, io no. Come? Lei non l'ha riconosciuta? Non l'ho ancora veduta da che è arrivata. Sono venuta a vederla oggi per l'appunto. Non ha voluto prima? No, non io. Lei... Ah, è stata lei! Chiaro, chiaro, perché non ha potuto la sorella. Con la sorella il sangue. Solo ad immaginarlo, guancia sulla guancia, contatto insopportabile anche per lei stessa. Temeva che la signora non avrebbe sentito parlare il sangue. Si provi, signora, si provi ora. E lo sentirà là lei parlare il proprio sangue. Ma no, Dio, non seguiti! Sai, lei la pietà potesse vincere l'orrore. E lei, guardi, 10 anni, tutti viscenti, la guerra, la fame. Conosco quella che Su si dà per lei. Ora se quella apparsa loro tanto somigliante, guardino. Guardino bene che questa volerla ritrovare sotto i guasti, le alterazioni. Ah, ha pure quei tratti. Ma no, dove? Che dice? Gli occhi, se non fossero così svaniti. Ma neanche per idea, altro taglio. Forse un po' di colore. Impazzita da 9 anni, fu trovata con addosso una vecchia casacca d'ussero tutta stracciata, ma con un segno. Che segno? E dove fu trovata? All'inizio. Che segno? Quella casacca? Del reggimento a cui quell'ussero apparteneva. Il reggimento era stato qua, proprio qua. Ah, qua. Durante l'invasione. E che prova questo? Poteva averla l'inci nell'emosina quella casacca da un ussero che era stato qua durante l'invasione. Ecco, chiama Lena. Perché? È rimasto fisso solo questo nome. Ma lei che dice di averle fatto da madre? Cia. Cia! Provati a chiamarla anche tu. Ah, eccola. Eccomi. Cia! Aspetta. Fate luce. Qua ci si vede appena. Cia! Ma lei crede veramente che questo... Ho trattenuto su lui e mi sono trattenuta io apposta per dare qua a lei il tempo di fare il suo colpo. Riconosco la sua ferocia. Solo uno come lei poteva commettere una simile atrocità. Portare qua... Lena. Ecco, vedono, chiama Lena. Per lei, si è voltata a guardare. No, no, questo si è già chiarito. Che si è chiarito? Non chiama me. È un verso, signora, un verso che fa sempre. A me basta che si sia voltata. Per aver la prova, è vero che Cia non sono io? Ha finanche detto, provati a chiamarla anche tu. Che non mi credesse lei lo sapevo. Ma ho sorpreso qua loro adesso, mentre così china. Lei chiamava Cia. Cia. Ma è perché, vedi... Sotto la sua insistenza. Sentendo quel Lena. Ma sì, è naturale. E vedo come ora mi guardi. Come ti guardo? Anche tu. Io? No. E lei stesso, Boffi? Ma niente affatto. Nessuno l'ha riconosciuta. Ma siamo tutti... E sua sorella stessa ha potuto vedere che qua... Sì, ha chiamato me, Cia. 2 volte. Lei ha sentito? E lei avrà sentito? Le ho già detto che qua nessuno si vuole approfittare. No, dico perché semmai di questo
Potrebbe approfittarsi anche Bruno. Ah no, lui no, non si approfitterà di nulla. Lui del resto vede lì, smarrito, più di tutti. Smarrito. Sbalordito. Dalla tracotanza di questo signore. E ha osato, sì lui, approfittarsi. Sta sicuro che non si approfitterà neanche lui, né di me, né di questa... poverina. Io ho creduto mio obbligo. Portarla qua? Sì, per punire lei. Punirmi? Di quello che ho fatto. Io ho rischiato di morire per lei. E proprio in quello stesso momento lei poteva venirsene qua ingannando altri. Io non ho ingannato nessuno. Sì, ha ingannato. Ha ingannato! Sì, provi ad asserirlo un'altra volta! Calma, calma tu! Provoca! Basto io con la mia impostura. Ne ha dato le prove, come così, con questa cosa atroce che ha osato fare. E lei è il medico che si è prestato. Prestato, sì. Tanto più che si è avuto motivo di supporre che... Sì, questo è vero, che qua se avesse un interesse a non far nascere un dubbio, magari anche interessato. Vi assicuro che sono contenta che ci siate riusciti. Il dubbio, difatti, è nato. Ma no. Quando? In chi? No. Ne sono contenta, dite di no? Vi ho sorpresi. Ma se non l'abbiamo riconosciuta? Non importa. Ti assicura, signora, scommetto che non lo crede nemmeno lui stesso. Non importa! Veda un po' di che specie curioso deve essere questa mia impostura. Se io, proprio io, ho fatto notare come tutti appena scesa mi avete guardata, e badi, Goffi, che sono per farsi forte contro un dubbio che le è sorto. Le giuro che in me non è sorto alcun dubbio. È sorto, e per confortarsi ha osservato e mi ha fatto osservare che lei mi ha chiamata Cia 2 volte. Ma no, perché è vero, scusi, che dubbio vuole che mi sia sorto per... No, una... per me, anche senza che abbiate potuto riconoscere lei il più naturale dei dubbi, appena vi sono apparsa d'improvviso, smarriti come eravate. E lui ha avuto subito il dubbio opposto, sì, sentendomi chiamare Cia. Da chi ancora prima non m'aveva veduta. Ma è naturale, è naturale. Non piangere adesso, qualunque certezza può vacillare appena il minimo dubbio sorge e non ci fa più credere come prima. Ammetta lei stessa dunque che può non essere Cia. Ammetto ben altro, ammetto che Cia può anche essere questa. Se loro volessero crederlo. Ma noi non lo crediamo. Perché lei somiglia a questa no. No, no, questo no, non perché somiglio. Io stessa, proprio io, ho detto anzi a tutti che non è prova. Nessuna prova la mia somiglianza, questa somiglianza, per cui tutti avete creduto di conoscermi, gridai proprio. Ma com'è possibile? Ci pensate, una a cui sia passata sopra la guerra dopo 10 anni, rimanere così la stessa? Sarebbe semmai al contrario, una prova che non sono io. Eh già, questa. Non è vero, una prova... che non posso essere io, vede? C'è chi lo pensa soltanto ora. Ma mi pare che tu stia facendo di tutto. Ma se ne convenisti anche tu. Io? Tu! Tu! Quando? Che dici? Quando te lo dissi là. E ne resto scosso anche lei, Boffi. Per forza, soltanto se si crede, quando faccia comodo credere. Una cosa tanto chiara non si pensa o non si vuol pensare che essere così, la stessa, è anzi una prova contraria. E che dunque, perché no? Cia può essere proprio invece questa disgraziata. Appunto perché non somiglia più affatto. Questo è un gusto malvagio. T'ho detto che io devo rispondere a lui, della mia impostura. Come? Così? Facendo tu stessa dubitare di te? Così! Così perché voglio che tutti si dubitino di me come lui. Per prendermi almeno la soddisfazione di restare io sola a credere a me. Non l'avete riconosciuta, forse perché è irriconoscibile, perché a guardarla non vi sembra, perché non vi hanno portato prove sufficienti. No, no, è solo perché non vi pare ancora che ci possiate credere. Ecco tutto. Più di un disgraziato dopo anni è ritornato così, quasi senza più aspetto, irriconoscibile, senza più memorie, sorelle, mogli, madri, se lo sono disputato, è mio, non perché sembrasse loro, no, non può sembrare uguale al figlio dell'una a quello d'un'altra, ma perché lo hanno creduto, lo hanno voluto credere, e non c'è prove contrarie che tengono quando si vuole credere. Non è lui, è per quella madre, sì, è lui. Che importa che non sia se quella madre se lo tiene e con tutto il suo amore lo fa suo.
Contro ogni prova lo crede. Senza una prova lo crede. Me forse senza prove non m'avete creduta. Ma perché è lei? E non c'è bisogno di prove! Non è vero. Sta tranquillo, caro, che non è contro i tuoi interessi. Anzi, se mi prova a dimostrare che veramente, veramente Cia può essere questa, si sono fatti tanti sospetti, scusate, ve l'ha detto lui, perché me ne sono stata qua chiusa 4 mesi, senza voler vedere nessuno. Ma tutti ne hanno capito la ragione! Tranne i maligni. Il male è che lo affermi tu. Ecco, lei che già lavora, si vede. Ma no, io... Non si vede così bene su quanto ho finito l'ora di dire. Vada avanti un po' più in fondo. Ci vuol tanto a sospettare che so che qualcuno, approfittando appunto di una rassomiglianza che per esempio faceva comodo ad altri, aver riscontrato in lei. Comodo? A me? Cos'è? Si è fatto questo sospetto. L'hai fatto tu! Precisamente, Benedico, ci vuol tanto a sospettare che io me ne sia stata qua, prendendomi comodamente tutto il tempo. 4 mesi per prepararmi a farmi quella! Prima dicendo di non poter soffrire la vista di nessuno, e per fortuna sa, la scusa c'era. Comodissima per lui. Ecco, ve l'ho detto. L'avrai detto, ma ora vedi che prestano ascolto a me una contesa qua di interessi fra loro! Si può fingere bene in principio di non voler più avere in sé nessun ricordo. E guai, infatti, a Lena e a zio Salesio si accennavano a richiamarne qualcuno. E si può anche fingere d'averli totalmente perduti. Ma intanto, a poco, fabbricarseli! Gli ci volle a lui il tempo necessario per rimettere in piedi la villa in rovina, le terre devastate, bene il tempo anche a me per ricostruirmi pietra su pietra come la villa. E la pietà dei ricordi della povera Cia trapiantati in me, il tempo di riallevarli per farli rifiorire in vita, fino al punto di poter ricevere alla fine convenientemente anche una sorella. Così da poterle parlare, per esempio, di quando si era piccole insieme, di quando si scherzava, benché orfane tutte e due, allevate dagli zii, farmi, ridurmi, insomma, fino a parere scesa da quel ritratto lì! Come disse zio Salesio, coppiato, fino nell'abito. Coppiato? Sì, me l'ho vestita poc'anzi per ricevere voi, proprio come in quel ritratto. Non è vero? E sono andata su a cambiarmi perché veramente mi era parso troppo. Si rinasce alla fine questo sospetto, se ancora non l'avete fatto. Ma no, mai. A chi poteva venire in mente una cosa simile? A lui è venuto in mente una cosa simile. A me? Sì, adesso è il terrore che questo sospetto che si può fare, che io stesso ho fatto, si scopra verità. Ma che verità? Voi! Potreste crederla! La credono, perché è la verità dei fatti, proprio la impostura che dice lui! Ma che dici, signora? Ma com'è possibile? Questa è una vendetta contro di me, più feroce di quella di lui! Non mia, si vendicano i fatti, caro, si vendicano i fatti! Ci sei voluto venire chiamando loro qua, io non posso accettare nel fatto il loro riconoscimento. Dovevi riconoscermi tu soltanto, disinteressatamente. Non sono mica venuta qua per una dote da difendere io. Sarebbe davvero un inganno questo che non ho pensato di fare, che non posso fare. Davvero sì, allora la impostura che dice lui. Guarda, se ti serve, perché non ti pare una vendetta, ora tu credici. Davanti ai fatti, credici. A che? Devo credere. A questa mia impostura! Che vuoi che ti dica di più? Tu lo fai per mettermi alla prova. Tu stai facendo tutto questo per mettermi alla prova. No! No, davvero! Sì, è per questo. È per questo! Guarda, se piuttosto non è una nuova manovra la tua. Che vuoi? Dare a intendere che io lo stia facendo per questo. No! No? E allora credici!
E dico veramente che nel fatto ci potete credere tutti. Sì, credere a lui. E dargli ragione. Ragione in tutto, anche per questa poveretta. Sì, che possa essere lei. Cia. Veramente! Guardatela! No. No. Lena. Senti, chiama proprio te. Perché non le vuoi credere? No. No. Ecco te davvero. Io non t'ho voluto vedere. Io t'ho fatto andare via di qua per più di un mese. Appena t'ho vista non ti ho saputo dire nulla. Questa viene chiamando Lena, Lena. Ha chiamato sempre Lena. Lena, e tu non le vuoi credere? Perché non ti ha risposto. Ma come volevi che ti rispondesse, non vedi? Se può chiamare Lena così, con questo riso, nessuna voce potrà raggiungerla più. Chiami. Chissà da qual momento lontano, felice della tua vita a cui sei rimasta sospesa, là. Non vedi più altro. Nessuno ti può dare più nulla. La pietà che ti giova, le cure che gli altri si possono prendere di te, ora beata in questo tuo riso. Sei salva tu! Immune! A chi l'ha portata lei qua? Ah, ti sei appressata? No, no. Sì, sì, sta qua, sta qua. Forse anche la sorella. Mentre io dico a lui un'altra cosa. Lei, oltre che un cattivo uomo, deve essere un cattivo scrittore. Io? Può darsi, perché? Deve essere solo impostura per lei e nient'altro tutto quello che scrive. Ah, la mia... La sua letteratura. Non ci deve aver messo mai nulla, né cuore, né sangue, né fremito di nervi, di sensi. Nulla! Nulla! Non le deve essere mai nato da un tormento vero, da una disperazione vera. Il bisogno di vendicarsi della vita com'è, come gli altri, i casi gliel'hanno fatta, creandone un'altra migliore, più bella, come avrebbe dovuto essere... Come avrebbe voluto averla. E perché è così lei? E perché mi ha conosciuto 3 mesi? Come ho potuto essere con lei, la mia? E anch'essa una simile impostura! Ma lei ci ha messo cuore! Mi dice perché altrimenti l'avrei fatto? Per liberarsi di me. Potevo liberarmi di lei senza ingannare un altro. Sto finendo di confessare, mi sembra che ha ingannato. Bene, le sembra che io abbia ingannato. Può avere avuto il suo fine ora, confessare, forzata. Che fine? Qualche interesse? Anche? Ah, si vede che lei gioca scrivendo solo per guadagnare. Vuole vedere come si gioca gratis. Gioco soltanto per lei. Non se ne deve approfittare nessuno. La mia impostura. Secondo come si cade. Signor Salter, sotto le sventure, guardi, si può cadere così quando avviene di cadere sotto le mani di un nemico feroce che ne abbia fatto scempio. Allora, bella, giovane, sorpresa qua sola nella villa, scempio delle carni, con tutte le ignominie che lei sa, e strazio dell'anima fino a farla impazzire e ridurla così da renderle impossibile da sé il ritorno. Oh, si fosse certo cadere sempre, ma... Altrimenti subire tutte le onde, gli strazi ugualmente fino a impazzire, sì, ma anche altrimenti, trovando per esempio nella pazzia un estro di vendetta contro la propria sorte, nell'orrore di quanto le è stato fatto, la sensazione d'essere rimasta tutta talmente insudiciata da provare davvero ribrezzo, raccapriccio al solo pensiero di poter tornare alla vita di prima. Lei sta giocando. Aspetti, io dico alla vita di prima, per esempio qua a questa villa dove Dio, fra
fresca come un fiore e limpida, limpida. Ha 18 anni. Stretta lei! Forte, forte, senza poterla più lasciare. Non perché non amassi lui, no, ma perché quella prima notte, non sapendo nulla le parole di lei che piangeva, ignara come me. Dicono, sai, che egli ora ti deve vedere. Cia! Cia! No. Aspetta. Aspetta! Questo non te l'ho detto io. Io potrei farti impazzire, non me l'ha detto nessuno, no, nemmeno Lena. No, figurati, una cosa così intima, l'ho ricordata apposta. Non poteva avermela detta nella confidenza tra sorella e sorella, se non chi veramente allora la disse, non è vero? Sì, sì. Cia, tu l'hai cercata male, le ricostruisti subito la villa, ma non cercasti mai bene se tra le pietre sparse o lo scompiglio della rovina qualche cosa di lei, della sua anima fosse rimasto, qualche ricordo veramente vivo. Per lei, non per te. Fortuna che l'ho trovato io. Ma che intendi dire? Capisce? E allora insozzata da non potersi più ripulire, via con il più stupido di quegli ufficiali. Precisamente come là le raccontai. Via prima a Vienna per anni nel trambusto dopo il crollo della guerra, poi a Berlino. In quell'altro manicomio. Si vede una sera a teatro la Bart. Si impara a danzare. La pazzia si illumina. Applausi! Un delirio! Non vedi più la ragione di spogliarti di quei veli colorati della pazzia. Puoi anche scendere in piazza, andare per le strade con quei veli. Nei caffè notturni dopo le 3, tra i buffoni in marsina. Signor Salter, finché non si diventa come diventò lei, lugubre e insopportabile. E finché non capita una sera tutto a un tratto, quando meno te l'aspetti, uno che ti passa vicino sguisciando come un diavolo. E ti chiama. Signora Lucia. Signora Lucia. Suo marito è qua, a due passi. Se vuole, lo chiamo. Dio. Credetti che gli cercasse una che non poteva esserci più. Una che soltanto in me comprendesse di poter trovar viva. Per rifarsela. Non come lei si voleva, che per sé non si voleva più. Ma come lui la voleva. Via. Via. Via! Lei è venuto a punirmi della mia impostura, ha ragione. Sa fino a qual punto si voleva farla arrivare questa impostura? Fino a farmi riconoscere da 3 persone, mia sorella, mio cognato, mia cognata, sorella di mio marito, che sto vedendo soltanto ora, per la prima volta in vita mia. Ma Cia, che dici? Com'è vero che non ero mai stata qua da queste parti, prima che lui mi ci portasse? Ma tu sai bene che non è vero. È vero, è vero. Tu non vuoi far credere! Tu lo stai dicendo? Sì! Perché mi fa piacere che seguitiate a credermi Cia, ma Cia ora se ne va, ritorna a danzare. Sì? Me ne parto con lui, me ne torno a danzare a Berlino. A Berlino! Tu non ti muovi di qua! Ti ho detto che Cia tu l'hai cercata male. Guarda, caro, che su un riposto tu avevi lasciato buttare senza nemmeno accorgertene uno stipetto di sandalo tutto fracassato, con ancora negli sportelli attaccato qualche insetto d'argento. Lena mi ha ricordato che quello stipetto Cia l'aveva conservato perché della mamma. Sai che cosa ho trovato in un cassettino di quello stipetto?
un piccolo taccuino da punti di cire. Dove erano le parole dette da Ines il giorno delle nozze? Dicono, sai, che egli ora ti deve vedere. Questo taccuino è mio e me lo porto con me, tanto più che strano, anche la scrittura pare di mia mano. Ah, un'altra cosa, un'altra cosa. Non ti scordare di far cercare la sorella, se questa poverina ha qua sul fianco. Sì, un neo. Rosso, rilevato. L'ha davvero? Sì, rilevato, ma non rosso, nero. E non propriamente sul fianco. Nel taccuino è detto rosso, rilevato, sul fianco, come una coccinella. Vedi, si sarà annerito, si sarà spostato, ma ce l'ha. Un'altra prova che lei... Credete? Credete che è lei? Andiamo, Salter. Penserà poi lei, Boffi, a rimandarmi tutto. A fuori la macchina. Vengo via. Così. Così, così, andiamo, andiamo. Aspettate. Ma come? Così. Ma... Ma... Gia.